Ora 19.30, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, la domenica sportiva di TV6 per analizzare quello che è successo questo pomeriggio, soprattutto sui campi di Serie D, ma non solo, perché si è giocato anche in Serie C con il pareggio del Teramo a Bergamo sul campo dell'Albino Leffe. Una giornata scoppiettante in Serie D, vince uno dei due derby, lo vince la Vastese nettamente sul Nero Stellati Pratola, l'altro lo vince l'Aquila contro il San Nicolò 2-0, una gara che i rossoblù hanno giocato in inferiorità numerica e peraltro in una situazione insomma, che conoscete bene, con un comunicato da parte della squadra che assicura impegno fino al 30 novembre. Torna la vittoria il Pineto in casa contro il Fabriano Cerreto, continua la serie di vittorie l'Avezzano. Insomma, carne al fuoco ce n'è davvero moltissima. Oggi si giocavano anche due posticipi di Serie B che riguardano il Pescara. Si sta giocando una partita di Serie C, quella di Bassano, che in questo momento è all'intervallo, siamo ancora sullo 0-0, ma era anche il giorno in eccellenza di Chieti Giulianova, il big match della 10ª giornata di andata che abbiamo seguito. Nel finale ovviamente vi mostreremo anche il servizio, vittoria del Giulianova che allunga in vetta e dunque si lancia prepotentemente alla rincorsa della quarta serie nazionale. Ne parleremo con i nostri ospiti. Vi ricordo che potete interagire con noi al 392-623-7060. Saluto in redazione, come di consueto avete vissuto con lui il pomeriggio, con i risultati, Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao a tutti, buonasera. Saluto gli ospiti, lo ritrovo con particolare piacere, un allenatore con cui abbiamo finito pochi istanti fa a raccontare insomma qualche aneddoto di qualche stagione fa, Fabio Montani. Ciao mister. Buonasera. Ben ritrovato nei nostri studi. Accanto a Fabio Montani ritrovo Marco Donatangelo, centrocampista del Nero Stellati Pratola. Buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Stiamo aspettando ancora un giocatore, Cristian Fabriani del San Nicolò, che ci raggiungerà tra pochissimo, è in viaggio, sta raggiungendo i nostri studi, ma noi ne approfittiamo per fare un quadro generale dei risultati, partendo dalla Serie A, che ovviamente faremo un ripasso velocemente di quello che è successo questo pomeriggio. Ieri la vittoria dello Juventus col Milan 2-0, quello della Roma in casa col Bologna 1-0, oggi ad ora di pranzo cinquina della Lazio a Benevento 5-1 e poi nel pomeriggio vittoria del Crotone 2-1 contro la Fiorentina, Napoli-Sassuolo 3-1, Sampdoria-Chievo 4-1, Spal-Genoa 1-0, Udinese-Atalanta 2-1. Alle 20.45 ci sarà il posticipo Torino-Cagliari e poi domani Verona-Inter. Vediamo rapidissimamente la classifica dopo 11 giornate di campionato, perché ovviamente è un campionato che ci interessa relativamente, con il Napoli che si riporta in vetta a quota 31 punti, seguono Juventus e Lazio a quota 28, in basso Spal-Sassuolo 8 punti, Verona e Genoa 6 punti, il Benevento continua ad essere ancora fermo a 0 punti. In Serie B, anche qui rapidissimamente, perché si è concluso da poco il match di Vercelli con la Pro Vercelli, che ha perso in casa con il Foggia 1-4. Nel pomeriggio alle 15 c'era Parma-Avellino 2-0, questi risultati con il posticipo ulteriore di Terni, liberati di Terni tra Ternana e Carpi, che si giocherà domani alle 20.30. Vediamo la classifica anche in questo caso in maniera molto rapida, perché la conoscete, solo per far vedere il balzo in avanti del Parma, che raggiunge Empoli Frosinone a quota 20 punti, e anche il Foggia, che con la vittoria aggancia Perugia e Spezia sulla parte destra della classifica a quota 14 punti. Chiude proprio la Pro Vercelli a quota 10. Vediamo la Serie C, girone B ovviamente, si sta giocando ancora a Bassano, pochissimi gol, 6 gol fino a questo momento in tutta la giornata di campionato. Triestina Sant'Arcangelo 1-1, Albino Leffe Teramo 1-1 e poi tanti 0-0. Fermana Pordenone, Modena Padova, come detto, è stata rinviata, ma di fatto è la terza delle quattro possibilità che poteva giocarsi il Modena, che presto vedrà ratificata la sua esclusione dal campionato. Il Sud Tirol batte il Vicenza 1-0, Gubbio Reggiana 1-0, 0-0 a Porto Gruaro, al Almecchia tra Mestre e Ravenna, Samete Tesefano 0-0, Bassano Renate 0-0, ma questa, come vi dicevo prima,
È ancora una partita che si sta giocando, mancano i secondi 45 minuti. In questa giornata riposava la Feral Pisalò. Vediamo la classifica con il Teramo che con il sesto risultato utile consecutivo sale a quota 12, ma è ancora sulla parte destra della classifica. Il Pordenone comanda a quota 21, la San Benedettese segue ad un'incollatura a 20 e poi a 19 Padova, Renate e Bassano, ma capite bene perché Bassano Renate in chiave alta classifica è una partita importante. Chi vince, se dovesse uscire un segno di vittoria, potrebbe agganciare proprio il Pordenone in vetta alla classifica. Serie D, girone F. Adesso i risultati della giornata di campionato, la numero 9, Avezzano Castelfidardo 3-1, Jesina San Giustese 0-1, L'Aquila San Nicolò 2-0, Materi Cagnonese 1-0, Pineto Fabriano Cerreto 2-1, stesso risultato al Tubaldi di Recanati tra Recanatese e Campobasso, San Marino Francavilla 1-3, Vastese Nero Stellati 4-0, Vispesaro Monticelli 2-1. Questa partita è iniziata con mezz'ora di ritardo. La classifica comanda il Matelica a quota 22 punti, Vispesaro e Vastese seconde a pari merito a quota 19, 18 punti per il Campobasso, 17 per il Castelfidardo, 15 per Francavilla, L'Aquila Avezzano, terzetto tutto abruzzese, 14 punti per il San Marino e la San Giustese, 12 punti per Pineto Jesina, 9 punti per la Recanatese, 7 per San Nicolò e Olimpia Agnonese, 6 punti per il Fabriano Cerreto, 4 punti per il Monticelli, 2 punti per il Nero Stellati. Prima di iniziare la discussione e vedere le prime immagini, i primi servizi, vi ricordo che questa è una settimana per gli appassionati di Serie D importante per voi ma anche per noi, perché mercoledì ci sarà il turno infrasettimanale di campionato, giorno festivo, 1° novembre, ma noi ci saremo come di consueto, come siete abituati, la domenica con diretta stadio il pomeriggio a partire dalle 14.30 per seguire tutto lo svolgimento delle gare di campionato e poi alle 19.30 ovviamente l'Abruzzo del pallone per le immagini e le interviste della giornata, e poi ovviamente saremo di nuovo in onda domenica per la giornata successiva che vedrà due derby. Ma andiamo con ordine, partiamo Andrea dalla Serie C, perché facci vedere le immagini di Albino Leffe Teramo, sì, con cui apriamo questa prima parte dell'Abruzzo del pallone. Pareggio, poi ascolteremo anche Asta, un pareggio arrivato nel secondo tempo con l'allenatore del Teramo che ha detto: primo tempo male, tante novità di formazione, secondo tempo probabilmente meglio. Il Teramo probabilmente fa un altro passo indietro, semmai fosse stato possibile, rispetto alla gara di Sant'Arcangelo di Romagna. Ma di positivo c'è la reazione e c'è il risultato utile, per il resto insomma non è che ci sia granché da mettere in evidenza per questa prova. Vediamo gli HL comunque con l'ausilio di Maurizio Dagui in regia. Il Teramo che si presenta all'appuntamento con Altobelli al posto di Caidi, che al pari di Amadio non si era allenato a pieno regime in settimana, Sales e Speranza a completare il tridente difensivo, davanti Barbuti preferito a Foggia insieme con Tulli, De Grazia play con la novità Graziano, mezzala, l'altra mezzala Ilari, Varas e Ventola sulle corsie esterne, formazione invece annunciata per l'Albino Leffe con Sbaffo tra le linee a giocare da trequartista nel 3-5-1-1. Eccolo qui Sbaffo che va a prendersi questo calcio di punizione, viene atterrato proprio da Altobelli e da lì nasce il calcio di punizione che porta in vantaggio l'Albino Leffe, una sassata di Giorgione, Calore tocca ma non riesce a correggere fuori dallo specchio della porta e dunque c'è il vantaggio dell'Albino Leffe al minuto 11. Qui festeggia il centrocampista ex Savona il gol del vantaggio dell'Albino Leffe. Rivediamo la battuta, Calore ci arriva ma si apre un molto po' la forte barriera. Non riesce a deviare fuori lo specchio della porta. Il Teramo reagisce qui con una percussione di Ilari che serve Varas, schierato oggi sulla sinistra, alternato nelle due fasce. Varas stavolta gioca a sinistra, tiro cross che spaventa l'estremo difensore Coser. Ma qui il Teramo ha la migliore palla gol nel primo tempo, l'Albino Leffe sbaglia il disimpegno, in particolare con Mondonico, e Ilari serve la corrente Barbuti che da buonissima posizione calcia alto e
vanifica dunque il suggerimento del compagno. Il Teramo spreca questa opportunità, l'Albino Leffe mantiene il vantaggio e nella finale di tempo va vicino al raddoppio, l'azione che porta al tiro o sbaffo con una conclusione, una deviazione non ben effettuata. Poi qui dorme il Teramo, Giorgione va a tutta velocità, si incunea sulla sinistra, il suo tiro cross attraversa tutto lo specchio della porta, qui un po' troppo passivi i giocatori del Teramo, Giorgione però non ne riesce a approfittare anche perché ha tirato una posizione molto decentrata. Inizio di ripresa, nel Teramo ci sono in campo Bacio Terracino e Caidi, subito Agnello scalda i guantoni a calore. Caidi al posto di Altobelli, Bacio Terracino entra in campo al posto di uno dei centrocampisti del Teramo, qui ancora Agnello che ci prova dalla distanza ma non inquadra lo specchio della porta, poi entrerà anche al posto di Ventola, entrerà anche Foggia, Teramo che diventa iperoffensivo 4-2-4, qui siamo già all'azione del pareggio perché prima non accade praticamente nulla, però questa azione il Teramo la imbrocca bene, triangolano Sales e Bacio Terracino, Sales va al cross, molto bello, teso e grande stacco di Barbuti, qui i giocatori del Teramo fanno davvero del loro meglio, Sales con il cross e Barbuti con questo grandissimo stacco mette la palla lì dove non può arrivarci Coser, poi come nel primo tempo percussione di sbaffo, fallo di Graziano che viene ammonito, punizione, stavolta non va Giorgione ma c'è la conclusione di Gelli che si stampa contro la traversa a calore battuto, stavolta il Teramo va meglio, Asta si protegge, c'è il debutto in Serie C per l'ex San Nicolese Milillo, scuola Pescara, nel finale, prima il Teramo ha questa opportunità con Varas lanciato nello spazio, c'è il recupero di Gavazzi provvidenziale, poi c'è questo colpo di testa interlocutorio da parte di Sibilli, palla molto a lato e poi c'è questo tiro cross che viene tentato dalla destra da Giorgione se non ricordo male e Calore si rifugia in calcio d'angolo sugli sviluppi del successivo corner, il direttore di gara fischierà la fine di questa partita. Come avete visto il Teramo non ha creato tantissimo in attacco, bella l'azione del pareggio, nel primo tempo la palla gol di Barbuti è nata da un errore in disimpegno dell'Albino Leffe, Albino Leffe che normalmente non fa questi errori e solitamente riesce a proteggere il golletto di vantaggio, stavolta non è successo, il Teramo ci ha creduto, diciamo carattere, diciamo anche fortuna, bella l'azione del pareggio, però come prestazione sicuramente Asta non può essere soddisfatto, nessuno può essere soddisfatto, il Teramo esce da Bergamo a mio avviso con un risultato positivo, quello che poi effettivamente conta. Certamente sotto il profilo della prestazione il Teramo poteva e doveva fare meglio, ma la politica dei piccoli passi, almeno come risultato, per ora paga dei dividendi. Prima di andare a sentire Antonino Asta, fatemi salutare il difensore del San Nicolò, Cristian Fabriani. Ciao Cristian. Ciao a tutti, ciao. Benvenuto nei nostri studi, giovanissimo oggi, insomma, poteva andare meglio. Sì. Decisamente. Andiamoci a sentire le impressioni di Antonino Asta dopo Albino Leffe Teramo 1-1 e poi apriamo l'amplissima pagina di Serie D. Vediamo. Un brutto primo tempo, un primo tempo di una squadra nostra, uscivamo male, l'avevamo preparato in un certo modo, sapevamo la qualità loro di palleggio e l'hanno messa in pratica totalmente, però siamo usciti molto male con i due attaccanti, anche con i centrocampisti, i due esterni nostri si sono fatti schiacciare molto sia da Gelli che da Gonzi, quindi hanno preso molto campo e noi appena conquistavamo palla, loro erano numerosi in zona palla, non siamo riusciti a fraseggiare, quindi un brutto primo tempo, anche se brutto primo tempo c'è stato un loro bellissimo gol su punizione, avevamo avuto subito una palla clamorosa con Barbuti a tu per tu e un'altra palla filtrante, loro predominio netto ma di occasioni insomma clamorose no, c'è stata quella punizione battuta bene, secondo tempo un'altra storia, ma non un'altra storia totalmente diversa perché non è che abbiamo fatto benissimo. Però sicuramente un altro piglio, forse loro si sono abbassati un pochino, riuscivamo a ripartire un po' di più e credo che insomma, poi a parte il gol di Barbuti è stato bellissimo, abbiamo avuto quasi per assurdo una palla clamorosa al gol di vincere la gara, forse sarebbe stata eccessiva,
però l'abbiamo avuta, ecco. Poi loro avevano questa supremazia, però sono stati bravi. Poi ho cambiato subito sistema, 4-2-4, guarda, gioca a calcio molto bene. Forse non era il miglior Albino F, perché sennò altrimenti oggi riuscivi da qua con una sconfitta. Però il pari va bene, portiamo a 6, che per noi è tantissimo, di risultati positivi, e andiamo avanti così. Sono contento, soddisfatto di quello che ci mettono i ragazzi. È logico che, io l'ho detto anche prima della gara e lo ripeto, siamo una squadra che non ha grandi palleggiatori, quindi se non ci metti l'aggressività, le ripartenze immediate, come oggi, potrei far fatica anche in futuro. No, ma scelte già che già il giorno ieri avevo già in mente da fare, e bene o male non hanno fatto benissimo, ma non erano i 2 o 3 giocatori, era proprio l'atteggiamento di una squadra molto remissiva, la nostra, molto bassi, e uscivamo in ritardo, e quindi non è tanto di quello e l'altro giocatore, perché in fin dei conti, ripeto, qualche errore l'abbiamo fatto, ma oltre la punizione importante loro, è stata una partita giocata molto a centrocampo. Secondo tempo non è che chi è entrato ha fatto molto meglio di loro. Queste le parole di Antonino Assa, vedete alle mie spalle la pagina Facebook di TV6, dove potete seguire la nostra trasmissione, così come tutte le altre in diretta Facebook, se non siete a casa, se avete uno smartphone o un tablet, eccola qua la nostra diretta Facebook, potete seguirci tranquillamente anche se siete fuori casa, magari anche mettendo una reazione. Prima di chiudere la parentesi Teramo, io volevo chiedere a Fabio Montani, che, visto che Asta, insomma, è uno che si è presentato a Teramo con un modulo predefinito, 4-3-3 sostanzialmente, 4-3-2-1, 4-3-3, che conosci molto bene, il modulo che hai sempre fatto, quali sono le difficoltà poi a passare ad una difesa a 3-3-5-2, poi abbiamo sentito 4-2-4, di solito il 4-3-3 è un dogma più o meno. Ma guarda, innanzitutto ti posso dire che ho visto il Teramo quest'anno 3 volte. E mi ha fatto sempre una bellissima impressione sia come impianto di gioco, al di là dei sistemi di gioco che si possono adottare, ma soprattutto come atteggiamento. Ho visto una squadra sempre con un atteggiamento propositivo, con giocate sempre a ritmo alto, veramente una squadra molto, a me piace molto. Ho visto la vittoria col Padova, squadra veramente che mi ha impressionato sotto il profilo della voglia. Per quanto riguarda i sistemi di gioco, guarda Jacopo, secondo me queste sono un po', come ti posso dire, lasciano un po' il tempo che trovano. Un allenatore può avere un dogma, può avere una simpatia per un sistema di gioco, ma è ovvio che deve essere preparato anche a farne altri. Infatti io l'ho visti all'inizio, lui faceva un 4-3-3, adesso sta giocando sempre 5-3-2, perché poi con gli sviluppi del mercato, che è sempre praticamente in movimento, ti si costruisce una squadra, ti rendi conto che non hai quei giocatori per poter poi fare quello che vuoi tu, devi essere bravo ovviamente a fare un altro sistema di gioco. Tra difesa 3 e difesa 4 io penso che cambi non tanto, l'importante è capire i principi della zona, perché se marchi a zona e hai una squadra che fa la zona vera in difesa con una linea a 4, se dovesse passare a 3 per esigenze i principi sono gli stessi. È chiaro che se giochi un 3-4-3 o un 5-3-2, in base a dove ti offendono, poi devi scendere con i 2 esterni, certo. Ma i principi restano gli stessi. Un allenatore, Asta non ce lo dirà mai, magari lo chiediamo a te che darai un giudizio un po' più esterno, ma un allenatore dopo 2 pareggi di fila esterni contro 2 squadre, soprattutto il Sant'Arcangelo, non irresistibili, è davvero contento di aver allungato solo la striscia positiva? Dipende dalla prestazione della propria squadra. È chiaro che solo lui sa, e noi non lo sapremo mai, perché quello che vi raccontiamo a voi poi alla fine sono cose a volte anche di circostanza, poi dentro di noi o dentro la testa di Mister Astar, lui sa. Se lui è contento della propria squadra perché ha fatto 2 pareggi dove la squadra ha fatto quello che voleva lui, ha giocato, ha espresso un buon calcio, meritava magari altri risultati, è chiaro che può essere preso sicuramente il bicchiere mezzo pieno. E fare una striscia di 6 vittorie, fare 2 partite magari che fai 2 punti ma le giochi alla grande, devi essere assolutamente contento. Se poi tu invece hai strappato 2 punticini,
giocando maluccio, e questo lo sai solo tu, sicuramente non è di vedere il bicchiere mezzo vuoto. Ovviamente di Albinoleffe Teramo, ma non solo, continueremo a parlare martedì sera nel corso di Pro Teramo, un'ora per vedere e scendere un po' più nel dettaglio della partita di questo pomeriggio. Cominciamo adesso ad aprire l'ampia parentesi di Serie D. Non ce ne vogliate, ragazzi, voi eravate impegnati in due derby e siete stati sconfitti entrambi, ma sapete benissimo che gli inviti vengono fatti prima, non dopo la trasmissione. Però vi chiedo un giudizio, partendo ovviamente da te, Marco, perché insomma la classifica piange molto per il Nero Stellati Pratola, solo due punti oggi, probabilmente mai in discussione la partita di Vasto con cui apriremo la serie dei servizi. Sì, purtroppo la classifica dice questo, due punti sono pochi e diciamo i risultati negativi si susseguono, nonostante oggi io ero più fiducioso perché comunque col San Marino in casa abbiamo fatto una buona partita, li abbiamo messi in difficoltà nonostante poi la sconfitta. Sì. E invece oggi siamo ricaduti, diciamo, nell'errore che fuori casa non riusciamo a opporci, abbiamo preso gol dopo 9 minuti, chiaramente già la situazione è quella che è. Se prendiamo gol i primi 10 minuti poi è veramente dura, nonostante che dopo il gol abbiamo avuto anche una buona reazione in cui potevamo anche pareggiare. Poi non fai gol, prendi il 2-0 e questa è una categoria che alla minima sbavatura non ti perdona. Poi anche con il San Marino vi era successo la stessa cosa, poi era finita solo 0-1, solo 1-0 per loro, però probabilmente in alcuni casi magari trovare un gol anche fortunoso, se vogliamo, aiuta. Sì, anche questo, diciamo che non la fortuna in questo momento ci volta le spalle, perché comunque col San Marino prendiamo gol praticamente subito. Loro si abbassano, quindi noi diventiamo padroni del campo, però la palla non siamo riusciti a metterla dentro o non è voluto entrare, e quindi poi alla fine comunque porti a casa 0 punti. Cristian, vengo da te, insomma, diciamo prima, giovanissimo, oggi derby all'Aquila, purtroppo è andata male, anche se all'inizio non si era messa poi così male, l'Aquila è rimasta subito in 10. Le difficoltà societarie le conosciamo tutti, si pensava probabilmente che il San Nicolò potesse fare il colpo, invece com'è andata? Sì, beh, tutti quanti pensavano di fare il colpo oggi all'Aquila. È stata una partita che alla metà del primo tempo siamo rimasti con una persona in più in campo. E sul fatto del gioco il mister ha detto a fine partita che non si è potuto lamentare di nulla, perché ha visto una partita sempre cattiva, sempre una squadra cattiva, sempre sul pezzo. Però, come ha detto qui lui, la fortuna anche a noi in questo momento non ci volta le spalle, perché quando abbiamo fatto una partita, un'ottima partita a campo basso, siamo riusciti a portare un pareggio a casa. Oggi purtroppo potevamo aspirare anche una vittoria, ma un episodio, anzi due episodi, perché loro hanno fatto due gol, tutte e due su calcio piazzato. Il primo stava, l'attaccante era da solo in mezzo all'area, poi il secondo gol loro hanno Valente, un giocatore di altra categoria, ha chiuso la partita. Arrivano tanti messaggi da Vasto, quello che conta alla fine sono i punti, non il bel gioco. Siccome stanno arrivando tanti messaggi da Vasto, perché c'è grande entusiasmo a Vasto per questo secondo posto in coabitazione con la Vispesaro alla rincorsa del Matelica, allora proprio dalla Laguna di Vasto partiamo. Vastese batte Nero Stellati Pratola 4-0, il servizio è firmato per noi da Paolo Renzetti, vediamo. E sono cinquina di successi di fila per la Vastese di Gianluca Colavitto, che continua a volare arrivando al secondo posto in classifica. I tifosi aragonesi giustamente sognano con Fiore e compagni, ora consapevoli di poter recitare un ruolo di primo piano in un torneo molto equilibrato. Non è bastata invece la consueta buona volontà ai pratolani, che hanno denotato i soliti limiti di tenuta difensiva, mancando nel contempo anche delle buone opportunità prima di cadere sotto i colpi degli aragonesi. Per la squadra di casa la vittoria è stata comunque meritata e mai in discussione. Si comincia ricordando con un minuto di silenzio e di riflessione gli atti di antisemitismo accaduti a Roma la settimana scorsa. Al quinto subito Vastese pericolosa con Fiore, che a due passi da Parente scarica sull'estremo Peligno, bravo comunque a respingere. Il portiere ospite però non può nulla sul colpo di testa ravvicinato di Viscardi, che sugli sviluppi di un calcio di punizione dello specialista Fiore supera l'incolpevole Parente al sesto minuto. Subito in discesa
ripresa la gara per i biancorossi grazie ad un avvio di partita di grande intensità. Al decimo però gli ospiti hanno una colossale occasione per pareggiare i conti, ma Bruni su perfetto cross dalla destra di Conè, tutto solo davanti a Camerlengo, alza incredibilmente sopra la traversa. Gli ospiti non ci stanno e al 14° Bruni chiama Camerlengo alla prima parata della giornata con una respinta che evita alla sua squadra di incassare il gol del pari. Al 17° ancora Nero Stellati e ancora con Bruni che questa volta di testa chiama il portiere di casa ad una parata non difficile. Dopo aver sprecato la squadra ospite al 20° subisce così il raddoppio ad opera di Viscardi che con un tiro violentissimo dalla distanza supera per la seconda volta Parente realizzando la sua doppietta personale. Il Nero Stellati sotto di due reti accusa il colpo. In campo poi non accade più nulla fino al 44° quando Cristaldi sul filo del fuorigioco con un tocco morbido supera Parente prima dell'intervento quasi sulla linea di un difensore ospite che salva porta e risultato. Nella ripresa pronti via Leonetti al quarto di testa realizza il gol del 3-0 che chiude con 40 minuti di anticipo il derby dell'Aragona. La squadra in casacca nera con grande apprezzabile volontà continua a giocare. Al sesto è l'ex avezzanese Censori con una punizione dal limite a mettere di poco sopra la traversa. La Vastese di Colavitto controlla però il gioco senza grandi assilli e con Stivaletta arriva al 14° vicinissima al poker con la sua conclusione respinta dal portiere dei Nerostellati. Al 17° ghiottissima opportunità ospite con Di Rocco che crossa in area per Censori che quasi sulla linea di porta mette incredibilmente alto. Ma per gli ospiti gira anche male perché al 22° Nicola Fiore, dopo aver superato in serie i difensori ospiti, si presenta in area dove Del Gizzi lo stende sotto gli occhi di Bracaccini che indica il dischetto e con Cristaldi che spiazza dagli 11 metri Parente per il poker. Cristaldi manca poi il 5-0 al 40° imitato al 42° da De Chiara che sbaglia sotto rete. Al 47° e al 48° e dunque a tempo scaduto ci provano anche i neoentrati in casa aragonese Iarocci e Colitto, ma Parente dice sempre di no. Per la formazione di casa festa grande al 91° con la testa però già alla gara del 1° novembre in casa della San Giustese. La squadra anche oggi ha fatto vedere qualcosa di buono sul piano del gioco, ci ha creduto nonostante un punteggio pesante fino alla fine, questo lascia ben sperare. Ti dico la sincera verità, noi abbiamo compiuto delle ottime prestazioni con Campobasso Recanatese e domenica passata col San Marino, forse meritavamo qualcosa, però purtroppo sai, ti fanno gol e recuperare un problema, almeno per noi in questo momento. Oggi penso che abbiamo fatto una buona partita, giustificare il 4-0 è pesantissimo, però... Cioè, ti ripeto, sull'1-0 per loro ci siamo mangiati un grosso gol con Bruni, forse pareggiando la partita, forse cambiava la partita. Quinta vittoria consecutiva, secondo posto in classifica, con la vittoria cosa si può chiedere di più in questo momento alla Vastese? Tutto bene, i ragazzi si stanno impegnando, oggi non era semplice, anzi era una partita molto molto difficile, venivi da un exploit fuori casa, quindi riconfermarti è sempre dura. Noi ce l'abbiamo fatta, complimenti ai ragazzi, ora ci proiettiamo a mercoledì che sarà di nuovo un'altra partita molto ma molto difficile. Cos'è cambiato rispetto alle prime giornate, solo i risultati per la sua squadra o è cambiato anche qualcos'altro? Ma guarda Paolo, i ragazzi dal primo giorno del ritiro si sono messi a disposizione del sottoscritto e hanno dato il massimo. Gli devo fare un plauso sotto questo profilo. Sono contento, dobbiamo continuare così perché, come ripetevo prima ai tuoi colleghi, non è difficile vincere, è difficile continuare a vincere. E quindi noi siamo riusciti a fare queste 5 vittorie, però viviamo la giornata, ma mercoledì ci apprestiamo di nuovo, ti ripeto, a sta partita molto difficile e vediamo che cosa succede. Non è difficile vincere, mister, dice Colavitto, il complicato davvero è continuare a vincere, perché magari dopo un exploit come quello di settimana scorsa, magari l'impegno lo si può prendere sotto gamba, magari con l'ultima in classifica, il Nero Stellato, invece la Vastese... Guarda, l'ho vista 3 volte quest'anno e già dalla prima volta ebbi una grandissima impressione. E dopo i fatti mi hanno dato ragione perché è una squadra, secondo me, tra le abruzzesi, che ho viste tutte, che gioca un buon calcio, è messa bene in campo, ma soprattutto è una squadra che, specialmente in quelle 3 partite che l'ho vista,
Mi ha sempre fatto una grandissima impressione per l'atteggiamento, una squadra veramente con un piglio importante, sempre sul pezzo, e quindi questo è una cosa molto positiva per l'allenatore. Io penso che il discorso delle 5 vittorie in questo momento, aver vinto a Pesaro, tutte cose ovviamente molto importanti su cui ovviamente deve crescere l'autostima, deve crescere la fiducia, ma siamo soltanto alla fine di ottobre, quindi io penso che in questo momento bisogna tenere i piedi ben saldi a terra, grande umiltà. Non voglio essere banale, ma ripeto, a questo punto del campionato bisogna essere tranquilli. Io credo che la Vastese abbia una squadra veramente importante. Un'arma in più è, in coda al servizio c'era il pubblico, la curva d'Avalos, quello può essere un'arma. Guarda, io ho giocato a Vasto da ragazzo, quindi so perfettamente che ambiente è. E in questo momento capisco i tifosi, sicuramente cominceranno a sognare, come è giusto che sia, e questo sul lungo periodo potrebbe diventare anche un aspetto importantissimo per tutti quanti, perché Vasto è una piazza importante, ha fatto categorie superiori, quindi gli auguro tutto il bene possibile, ma in questo momento credo che la cosa migliore sia volare basso. Buonasera, il servizio dell'Aquila lo avete già mandato in onda? No, ancora no, quindi resta con noi perché sarà il prossimo, l'altro derby, quello tra l'Aquila e San Nicolò. Marco, rivedendo le immagini, che impressione hai avuto? Sono state consolidate le certezze che ti eri fatto venendo qui? No, sì, sono state consolidate, nel senso che comunque sia noi siamo scesi in campo e ce l'abbiamo messa tutta, però ti ripeto, quando ci sono le sbavature prendi gol, quando parti già praticamente con un gol sotto e poi è dura riprendere la partita, anche se noi nonostante tutto ci siamo rimessi con tanta voglia e determinazione, sì, come dice il direttore, si poteva anche riprendere la partita, però poi è chiaro che ti trovi a giustificare un 4-0 che comunque sia un risultato pesante. Mandate il portafortuna a Paolo Renzetti a Monte San Giusto, invece vi do una anteprima, vi faccio vedere il volto di chi andrà a Monte San Giusto, me lo inquadrate? Eccolo qua, chi sarà mercoledì a Monte Quindi San Giusto? Se la Vastese non dovesse vincere io ho chiuso. Eccolo qua! Andrea, due situazioni molto differenti abbiamo visto in questo servizio, l'entusiasmo che cresce ogni settimana di più a Vasto, a Pratola non dico che si sta spegnendo, però evidentemente qualcosa bisogna fare da qui alla, insomma, sì, bisogna correggere. Dopotutto lo diciamo dalla prima giornata, quindi avevamo, diciamo, individuato nella consistenza della rosa comunque delle lacune per disputare un campionato, per essere competitivi, perché poi sì, bisogna esserci, ma bisogna anche competere per la salvezza, il che vuol dire che diverse partite le perdi, però comunque qualcuno la porti a casa. Finora soltanto due punti, ricordo la buona gara giocata ad esempio con il Campobasso, lì addirittura potevano vincere, sì, nello Stellati invece poi è arrivata la sconfitta. Però rigore sbagliato, rigore dall'altra parte. Esatto, anche col San Marino una sconfitta non del tutto meritata, anzi. Però problematiche ce ne sono, acuite anche dal fatto di non avere il proprio campo a disposizione, quindi se una neopromossa non ha la possibilità di giocare dentro la propria città, il proprio paese, nel proprio campo, il fattore campo viene un po' a perdersi, e questo è importante per chi approccia per la prima volta un campionato di tale difficoltà e che non era neanche del tutto aspettato, perché lo scorso anno. Peraltro, Andrea, perdonami, diamo anche questa notizia, perché la partita di mercoledì, sì, Nero Stellati Pratola Pineto, tu hai parlato di campo, ecco perché, perdonami, ti ho interrotto, sì, si giocherà al Barbetti di Pescina. Sì, Barbati. Questa... Pardon, il Barbetti di Gubbio, il Barbati di Pescina. Esatto. Sì, al Barbetti di Pescina, quindi ancora più lontano da Pratola, anche perché a Sulmona stavano nascendo dei problemi di concomitanza con le gare del Sulmona che gioca in promozione, insomma anche questo non aiuta. Chiaro che i Nerostellati devono fare qualcosa sul mercato, hanno preso Censori in settimana, che è un buon elemento, però non è anziano ma gioca da tantissimi anni ormai, anche un po' usurato probabilmente,
bisogna fare qualcos'altro per rendere competitiva questa squadra. Dalla parte opposta troviamo l'entusiasmo della Vastese che, lo abbiamo già detto, deve cavalcare questo entusiasmo ma senza che l'ambiente si monti la testa, perché quello che è successo lo scorso anno deve servire da monito. Bisogna andare con il proprio passo e domenica sarà una trasferta molto dura, perché la San Giustese è una squadra scorbutica che non fa giocare, che si difende bene, ha una ottima fase difensiva, quindi troverà una squadra sicuramente coriacea e che oggi ha vinto a Iesi, quindi avrà anche il giusto entusiasmo. Raddoppio del Renate a Bassano, quindi Bassano 0, Renate 2. Prima di andare in pubblicità, vediamo l'episodio da Moviola, che non avrebbe cambiato tantissimo, Marco, perché il calcio di rigore, l'assegnazione del calcio di rigore che poi porterà al 4-0, vediamolo, l'incursione di Fiore atterrato da Del Gizzi. Mister, che ne pensi? Ma non lo so, sinceramente lui si dà una spallata, però la palla è già sul portiere, secondo me. Non lo so, si poteva anche non dare, si poteva anche non dare. Ci potrebbero stare gli estremi, però diciamo siamo a filo. Cristian, chiedo a te, perché sei un difensore, cioè tu ti saresti arrabbiato fossi stato in Del Gizzi? Sì, molto. Ti saresti arrabbiato perché? Perché non è un fallo da rigore, come ci può stare, come ha detto il giornalista, come ci può stare, non ci può anche stare, però vedendo anche il risultato, la situazione e tutto, poteva anche lasciare correre. Perfetto, ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale perché al rientro vedremo l'Aquila San Nicolò, a tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, da un derby all'altro, da quello di Vasto a quello dell'Aquila. Lo vince l'Aquila di Battistini 2-0 sul San Nicolò. Vediamo il servizio. L'Aquila Calcio prende a calci la crisi societaria all'indomani del comunicato diffuso da squadra, staff e collaboratori, in cui si dà come tempo limite il 30 novembre, archivia le ultime sconfitte e si impone per 2-0 sul San Nicolò. Accade tutto nel secondo tempo, dopo una prima metà di partita in cui crea senza riuscire a concretizzare. La prima vera azione all'ottavo, Sieno si imbola sulla fascia sinistra ma non c'entra la porta. Al tredicesimo un bel fraseggio tra Steri e Ibe che segna, ma il guardaline aveva già sbandierato il fuorigioco. Al ventunesimo un episodio dubbio, Sieno serve Marra che viene atterrato in aria ma l'arbitro lascia correre. Al venticinquesimo l'Aquila però resta in 10, espulso Ibe col rosso diretto per una gomitata ad un avversario. Al trentunesimo è D'Ostilio a negare la gioia del gol a Sieno, ma al trentaquattresimo il San Nicolò un sussurto. Di Benedetto serve Cala, la palla finisce alta sulla traversa. Al trentaseiesimo sempre San Nicolò con il colpo di testa di Di Benedetto fuori di poco, e al quarantaquattresimo ancora un tentativo della squadra ospite con Mozzoni che manda al lato di poco. Nel secondo tempo i due tecnici operano diverse sostituzioni. All'ottavo è Brenci ad avere una buona palla gol ma spara alto sulla traversa, e a questa azione risponde al decimo Di Benedetto che manda anch'esso alto. Al diciannovesimo ancora un episodio dubbio, Valenti crea il panico nella difesa avversaria e segna, ma anche qui fuori gioco sbandierato tra le veementi proteste di giocatori e pubblico locale. Al ventiseiesimo però arriva la prima rete rosso-blu, punizione dalla sinistra di Niccolò Valenti, Cafiero in tuffo di testa tra Figge e D'Ostilio, è 1-0. È solo l'inizio perché al trentaduesimo l'Aquila raddoppia con una punizione di Valenti. C'è spazio in questa gara anche per l'esordio rosso-blu dell'attaccante Andrea De Iulis. Dopo due mesi fa il suo ingresso in campo. La parola ai due tecnici. Sicuramente noi in superiorità numerica dovevamo essere un po' più incisivi, però penso che la partita è stata risolta da due calci piazzati, dove in uno abbiamo un po' dormito, che abbiamo fatto saltare da soli 3-4 giocatori dell'Aquila, mentre c'è stata una punizione due minuti prima dove era passata una bella palla e nessuno di noi è andato a favore, nessuno di noi è andato alla conclusione, quindi secondo me è stata decisa da questi due episodi. Però sotto l'aspetto delle motivazioni, io sono soddisfatto della prova dei ragazzi. Devo dire che hanno fatto una grande partita questi ragazzi oggi, soprattutto dopo essere rimasti in 10, perché avevamo iniziato bene la partita, avevamo avuto le nostre occasioni e quindi in questo momento c'è da dire soltanto bravi ai ragazzi, perché stanno dando l'anima e oggi l'hanno ancora una volta dimostrato.
e non si fermeranno qua. Andranno avanti perché lo hanno detto e continueranno a fare queste partite. Speriamo di portare il pubblico allo stadio, che quella secondo me è forse la cosa più importante. Mister, in questi casi i giocatori vanno probabilmente ringraziati doppiamente. Assolutamente, non è semplice andare in campo con una situazione societaria che si protrae da questa estate. Quindi un plauso a questi ragazzi che vanno in campo e stanno mantenendo alta la bandiera di una città importante, di una società importante, quindi tutto il meglio ovviamente, perché ripeto, secondo me non è semplice. Vediamo l'episodio da Moviola, caro Christian, che ha lasciato l'Aquila in 10. È una gomitata, presunta gomitata, poi insomma cercheremo di capire, perché noi io non c'ero, quindi ci fidiamo ovviamente dell'arbitro. Vediamo, allora, tenete d'occhio la parte centrale dello schermo, Terzini e Ibe. L'arbitro si accorge adesso, in questo momento, di... Torniamo indietro, Maurizio? Torniamo indietro per vedere... Il braccio destro. Il braccio destro. Allora, lo colpisce dietro la nuca, giusto? Abbiamo visto bene? Sì. Il braccio destro. È chiaro che l'inquadratura è un po' lontana, addirittura riusciamo anche ad avvicinarla, grazie Maurizio. Eccola. Sì, mi pare abbastanza netta, mister e Marco. È evidentissimo. Sì. Lavoro con un cazzotto. Vero Marco? Sì, si vede però. Probabilmente... Queste sono le situazioni assolutamente non giustificabili, perché è una cosa che non nemmeno vale la pena commentare, però... Probabilmente poi sul lungo periodo certe situazioni che ti si creano all'interno dello spogliatoio per le vicissitudini di cui parlavamo prima, poi queste sono le situazioni che si vanno a volte a verificare, ripeto, sbagliando, perché non è mai una giustificazione, certo. Però dopo, quando con la testa ci comincia a non stare più, perché problemi. Christian, questo è intanto il cartellino rosso diretto, lo ricordiamo, per Ibe. Christian, rivedendo la partita, anche a te faccio la stessa domanda, se hai avuto una sensazione diversa rivedendo le immagini rispetto a questo pomeriggio, cioè il San Nicolò poteva fare qualcosina in più a tuo avviso? Sì, potevamo fare qualcosina in più, perché penso che ci manca un po' di cattiveria sotto porta e anche la cattiveria di non prendere gol. E queste sono cose fondamentali nel calcio. Quello che diceva più o meno Marco, nel senso, il fatto di reggere dietro probabilmente a volte ti dà quella spinta in più. Sì, anche con un uomo in più la prima cosa è pensare di non prendere gol e poi di farlo. È chiaro che adesso diventa molto delicata la prossima sfida. Vediamo il prossimo turno di campionato per entrambi i ragazzi, ma non ce ne vogliano loro per le rispettive squadre, perché il San Nicolò, caro Christian, a proposito di non prendere gol, dovrebbe riuscire a non prendere gol contro una squadra attrezzata, seconda in classifica, come la Vispesaro. Sì, è un match come tutte quante le partite, perché noi pensiamo che tutte quante le partite siano come una finale, perché dal primo giorno il mister ci chiede sempre grande grinta, grande tenacia, grande fama, perché la partita la vinciamo tutti quanti i 22 giocatori, anche chi è dalla panchina. È meglio tornare subito in campo, magari subito lasciarsi, sì. Magari da domani già non ci si pensa più. Il bello del calcio è questo, che subito la partita dopo subito puoi rifarti. Però se la partita dopo è molto ravvicinata come questa, ancora meglio. Però penso che è meglio giocare contro una squadra attrezzata come la Vispesaro. Sì, probabilmente stimoli in più. Stimoli in più, sì. Perfetto. Andrea, tra un po' sulla questione L'Aquila, innanzitutto facciamo vedere il comunicato, che è storia abbastanza nota, sì, di ieri, dei giocatori dell'Aquila Calcio. Lo facciamo vedere perché parla, tira in ballo l'amministratore unico Ranucci, che tra un po' ascolteremo. Eccolo qua il comunicato. Al termine dell'assemblea dei soci dell'Aquila Calcio 1927, che aveva in oggetto l'approvazione del bilancio predisposto dall'amministratore unico, avvocato Antonio Ranucci, la squadra composta da calciatori, staff tecnico e collaboratori che si occupano della gestione logistica della stessa, prende atto
del reiterato protrarsi delle trattative per la cessione della società, questo famoso closing, una situazione di stallo questa che fa precipitare la squadra in uno stato di ulteriore incertezza che va avanti ormai dal 30 settembre, data in cui sarebbe dovuto avvenire il closing. Di fronte alla data del 13 novembre, dunque tra pochi giorni, tra due settimane, giorno della convocazione della nuova assemblea, la squadra auspica la più rapida soluzione di tutte le questioni che hanno impedito ad oggi la normale gestione economica della stagione. Da parte nostra, ovviamente, calciatori, staff tecnico e collaboratori, garantiremo quell'impegno e professionalità per le quali ci siamo distinti finora e ci distingueremo fino al 30 novembre. Termine ultimo perché questa squadra possa restare unita fino alla fine del campionato. È, diciamo a tutti gli effetti, Andrea, una specie di ultimatum. Il 30 novembre tra l'altro, bisogna sì, 24 risolvere. Ore prima quel comunicato c'era stato quello dell'Aquila Calcio proprio per via dell'assemblea che aveva poi deciso, deliberato di far slittare l'approvazione del bilancio, quindi c'è questa data del 13 novembre in cui ci sarà l'assemblea che dovrà approvare il bilancio e anche approvare quella che sarà la strategia per ripianare la massa debitoria che questo bilancio evidenzierà. Chiaramente nel frattempo i giocatori onoreranno l'impegno e chiaramente se dopo tutto quello che verrà fuori dal punto di vista delle strategie per ripianare e quindi poi per garantire il prosieguo dell'attività sportiva, e se non ci dovessero essere delle soluzioni adeguate, è chiaro che i giocatori si riterranno liberi poi di prendere altre strade. Però noi stiamo per già lo avevamo letto sui quotidiani nei giorni scorsi, ma stiamo per sentire anche le parole dell'amministratore Ranucci. Ci sono degli spiragli, ci sono delle strategie che sono state messe al vaglio e che possono portare l'Aquila fuori dal guado. Certo non sarà facile, però con l'impegno di tutti, sia dei vecchi soci sia degli entranti, probabilmente si può uscire fuori da questa situazione. Non è facile e non bisogna neanche illudersi, perché poi in questi casi molte volte si vedono degli spiragli, poi all'improvviso si ricade giù. Quindi bisogna seguire con attenzione la vicenda e sperare per l'Aquila che effettivamente vecchi e nuovi soci possano arrivare ad un punto d'incontro e tirare fuori l'Aquila da questo guaio. Allora andiamo ad ascoltare le parole dell'amministratore unico dell'Aquila, Ranucci, vediamo. L'assemblea dell'altro giorno è sicuramente positiva, perché fino adesso hanno visto delle assenze, dei comportamenti diciamo non propriamente partecipativi, invece sono venuti dei professionisti in rappresentanza della proprietà, dei soci, hanno parlato in maniera sicuramente molto consapevole e responsabile, e sono state ipotizzate alcune soluzioni, alcune sicuramente anche molto interessanti che devo riconoscere non ci avevo neanche pensato, quindi questo è un fatto sicuramente positivo. Io quello che vorrei dire è questo qua, non dobbiamo fissarci sull'assemblea del 13 novembre, perché noi dobbiamo cominciare a lavorare da subito, da oggi, da adesso, da ieri, su quello che c'è da fare. Ci abbiamo più di un mese di tempo, in un mese si fanno le nazioni, si vincono le guerre, si costruiscono i palazzi, quindi c'è da lavorare tutti quanti, ognuno per quello che li riguarda. Tempo c'è e le soluzioni ci possono anche essere. Quindi mi appello veramente a tutti quanti, in primis ovviamente ai nostri soci, a tutti quelli che possono dare diciamo un loro contributo affinché noi si possa uscire fuori da questa impasse. Io mio malgrado mi trovo sulle spalle un peso che non so se sono a distanza, a dispetto della mia, posso dirlo, quarantennale esperienza calcistica, ma in situazione per questo non mi sono mai trovato. E comunque non sono certo quello che molla o quello che scappa. Non mi sento nel mio intimo un mercenario. Neanche per un attimo ho pensato di mollare questa situazione. E che c'è qualcosa che mi fa incazzare, quelli che mi dico chi te lo fa fare. Ci sono e ci metto la faccia fino alla fine, prendendomi le mie responsabilità e i miei rischi. Queste le parole di Ranucci. È chiaro che la situazione non è affatto semplice. Il dato che emerge da questa... da questo passaggio poi è molto ampio, sono 9 minuti di intervista, il dato saliente è non fissato
non fissiamoci con questo 13 novembre, con questa data dell'assemblea, anche se Andrea probabilmente era più in risposta al comunicato che la metteva come il 13 novembre come uno step che dovrebbe portarne un altro. Chiaro quello che quello del un passaggio formale è anche essenziale, però come ha detto lo stesso Ranucci, in realtà bisogna lavorare, si sta lavorando sin da prima per arrivare a quell'appuntamento con le idee un po' più chiare per poter poi sviluppare eventualità queste progettualità di rilancio. Bisogna ripianare una perdita che è certamente consistente. Il rischio è quello del fallimento, che non fa piacere a nessuno, neanche ai soci che fanno parte della vecchia società, di chi l'ha gestita fino a pochi mesi fa. Quindi staremo a vedere se poi ci sarà questa effettiva volontà e ci saranno le risorse per farlo. Però una città come L'Aquila, dove per tutto quello che è successo flussi di denaro girano, e siccome questa società è costituita da tanti imprenditori edili, io penso che comunque una soluzione, se c'è la effettiva volontà, la si possa trovare. Si possa trovare assolutamente. Chiudiamo la parentesi L'Aquila, andiamo avanti. Adesso andiamo a Pineto per la vittoria del Pineto sul Fabriano Cerreto, 2-1. Il servizio è firmato per noi da Roberta Di Sante. Vediamo. Dopo tre pareggi consecutivi, il Pineto scaccia la maledizione dei tre punti e torna alla vittoria battendo, seppur con fatica, il Fabriano Cerreto del neotecnico Sauro Trillini, che in settimana ha rilevato l'esonerato Fenucci. Leggero turnover anche in vista del turno infrasettimanale per Amaolo, torna Mazzocchetti tra i pali, Mariani in mediana in luogo dell'affaticato Esposito, mentre in avanti parte Gragnoli. Trillini al suo esordio, non stravolge il modulo confermando il 4-3-3 con Berardi e Piergallini in appoggio a Cicino punta centrale. Prima del fischio d'inizio, commovente ricordo per l'ex calciatore del Fabriano Cerreto, Mariano Martellini, scomparso 27 anni fa proprio nel corso dell'ultimo incontro tra Pineto e Fabriano. Primo tempo avaro di emozioni, con la gara che tarda ad entrare nel vivo. Al 12° Pezzotti prova a servire Gragnoli, ma la Briola fa buona guardia su di lui. Dalla parte opposta al 37° è Berardi a sfiorare il palo con un diagonale che però termina sul fondo. Per vedere la prima conclusione nello specchio della porta bisogna aspettare il 38°, quando Piergallini chiama al primo intervento della gara Mazzocchetti. Al 43° però, alla prima vera occasione utile, il Pineto sblocca la partita con Gragnoli, bravo a raccogliere palla al limite dell'area e piazzare la bella conclusione a incrociare che vale l'1-0. Il vantaggio biancazzurro però dura pochi minuti, infatti al rientro in campo dagli spogliatoi il Fabriano Cerreto pareggia i conti. Il direttore di gara Roby Lotta sanziona con la massima punizione l'intervento in area di Pepe su Piergallini e dal dischetto Berardi spiazza Mazzocchetti per l'1-1. E al 16° gli ospiti potrebbero anche raddoppiare, quando lo stesso attaccante marchigiano trova una bella girata sulla quale l'estremo biancazzurro mette una pezza con l'aiuto della traversa. La risposta del Pineto al 25°, quando il neo entrato Ciarcelluti si divora un'occasione incredibile calciando sull'esterno della rete. È il preludio al nuovo vantaggio pinetese, che si concretizza al 35°, quando sugli sviluppi del calcio piazzato battuto da Bisegna, Farias, entrato ad appena 5 minuti a rilevare Gragnoli, è il più veloce di tutti a ribadire in rete la respinta di Monti sul diagonale di Esposito, firmando la sua prima rete in maglia biancazzurra. Ultima occasione del match al 45° per Sassaroli, che servito da Piergallini chiama Mazzocchetti alla parata a terra. Pur soffrendo e offrendo una prestazione meno brillante rispetto alle ultime uscite, il Pineto ritrova così i tre punti e si prepara per la trasferta di Pescina contro i Nerostellati. Esordio amaro per Trillini, che nonostante la buona prestazione vede incassare dalla sua squadra la settima sconfitta consecutiva. Mister Daniele Amaolo, finalmente arrivano questi tre punti, una vittoria però sofferta quella di oggi contro il Fabriano. Se si aspettava una vittoria facile, così non è stata. Ma io non me l'aspettavo una vittoria facile, perché sapevo la reazione poteva dare una squadra dopo 6 sconfitte consecutive e un cambio di allenatore, e così è stato. Il Fabriano sicuramente ha dimostrato di meritare molto di più della sconfitta. Se analizziamo i 90 minuti, sicuramente il pregio sarebbe stato il risultato più giusto, però in precedenza
noi abbiamo recriminato in varie circostanze per delle vittorie che non abbiamo ottenuto, oggi ci siamo ripreso quello che avremmo meritato nelle partite passate. In effetti domenica scorsa l'avevi detto. Sì, è chiaro che in questo momento però era importante i tre punti per la nostra classifica, per migliorare, per trovare un po' di entusiasmo in questo momento, diciamo, cruciale, importante del campionato, perché in una settimana sono tre partite e sappiamo che ci dobbiamo dare un obiettivo, però ce lo vogliamo dare un po' più avanti. Adesso dobbiamo fare il massimo in queste tre gare e poi vedremo un attimo quello che potrà fare il Pineto in avanti. Capita, però dispiace, perché i ragazzi vengono da un periodo difficile, quindi nel calcio il risultato è la migliore medicina, però oggi quello che volevo vedere l'ho visto, con qualche difetto, normale, perché non si perdono sette partite se non ci sono dei difetti, ma lo spirito, l'abnegazione che ci hanno messo è un buon segnale. Tutti ci aspettavamo una reazione importante, una dimostrazione di attaccamento alla società, a noi stessi. Il nostro mestiere si vive sui risultati che gratificano l'operato, il lavoro della settimana. Per cui, però, l'allenatore deve guardare anche altre situazioni, altre cose. Domenica ho visto la squadra un po' abbacchiata, oggi ho visto una squadra arrabbiata, cosa che serve per lottare per la salvezza. Presidente Silvio Brocco, sabato ci sarà una inaugurazione importante, un sogno che si realizza. Finalmente il Druda è tornato, anche grazie alla sua generosità, a un ritrovato splendore. Beh, era necessario per noi, per le altre squadre che ci giocano, soprattutto per il settore giovanile, perché il Druda era rimasto in condizioni non più giocabili, terra battuta, pozzolana, grandi difficoltà quando con le condizioni meteorologiche avverse. Finalmente però, con l'accordo con il Comune, che hanno esteso la convenzione al Pineto Calcio, è stato possibile fare questa realizzazione, migliorare gli impianti, anche lo stesso stadio. E quindi per questo noi come società ci siamo dati molto da fare. Vittoria per il Pineto contro il Fabriano Cerreto, ma rimaniamo sull'ultima parte dell'intervista, poi torneremo indietro ad analizzare la partita, perché come avete sentito sabato alle 15 ci sarà l'inaugurazione del campo Druda. Eccolo qua, insomma, per chi lo conoscesse già, è un campo che si trova praticamente a ridosso del mare a Pineto. Negli ultimi anni che lo aveva visto, insomma, effettivamente era rimasto un po' così, terra battuta, come avete sentito dal presidente Brocco. Adesso diciamo che lo vedete in condizioni decisamente migliori, sarà un impianto ulteriore in favore del settore giovanile del Pineto, che sulle strutture sta puntando tantissimo, con un campo in sintetico a ridosso dello stadio Mariani Pavone, altri lavori che vengono fatti dietro la tribuna centrale. Insomma, sugli impianti il Pineto davvero si conferma, nonostante sia una società di serie D, davvero all'avanguardia, come spesso anche nei campionati professionistici non se ne trovano. Prima di ricominciare con il Pineto, però, e avevo dimenticato di fare l'in bocca al lupo a Daniele Mozzoni, che Cristian oggi è stato colpito duro, si è rotto lo zigomo, sì. Ed è ancora all'Aquila? Penso di sì, all'ospedale. Quindi in bocca al lupo a Daniele Mozzoni, scontro di gioco? In due l'hanno chiuso, gomitato e ginocchiato, non ho visto bene. Eccolo qua, anche un altro messaggio, vorrei fare un grande in bocca al lupo a Mozzoni, che è stato accompagnato in ospedale, glielo facciamo anche noi. Marco, vengo da te perché negli ultimi due servizi hai visto due ex squadre, Pineto adesso, San Nicolò prima. Rimaniamo adesso in ambito Pineto, una vittoria contro il Fabriano che rilancia le quotazioni della formazione di Amaolo. Ecco, del Pineto, insomma, tu che ci sei stato, abbiamo visto anche la struttura societaria e il fatto che sia una società all'avanguardia sotto questo punto di vista. Sì, su questo è un bellissimo ricordo di Pineto, sono stato benissimo, poi il presidente veramente una brava persona, una persona seria, e quest'anno
Si è confermato anche essere ambizioso, perché comunque noi andavamo al Druda spesso lo scorso anno perché chiaramente non potevamo allenarci sempre allo stadio, era in terra rossa, era un po' dissestato, e quest'anno lui si è messo di impegno e ha fatto veramente una cosa importante. Per quanto riguarda la squadra, c'è poco da dire, secondo me il Pineto ha uno degli organici più forti della categoria, ma sia a livello di nomi, ma l'ho visto giocare anche in casa col San Marino, anche a livello di gioco si propone bene, secondo me manca ancora qualcosina a livello, magari loro anche devono prendere consapevolezza di quello che possono fare, perché è una squadra veramente forte, che tra l'altro viene da noi mercoledì. Conosco il mister, so, è comunque un esperto della categoria, un messierante, lui sa, c'è sicuramente un allenatore, un buon allenatore per la categoria, e quindi secondo me farà di più di quello che sta facendo adesso. Adesso secondo me ingranerà dopo questo primo periodo in cui dovevano un po' capire anche loro, diciamo, cosa effettivamente potevano fare. Mister, sul Pineto ti chiedo un giudizio sulla partita che hai visto adesso contro il Fabriano Cerreto, poi ti chiedo anche che cosa vuol dire per un allenatore lavorare in una società che pensa non solo al comparto giocatori, pensa al settore giovanile, pensa agli impianti. A partire di oggi ho visto soltanto gli highlights adesso, quindi posso giudicare relativamente. Da quello che ho potuto vedere sembra una partita equilibrata. Lo stesso mister Amaulo, che saluto perché conosco benissimo, ha detto che magari il risultato del pareggio era più giusto, quindi dalle immagini si evidenziava questo. Io li ho visti giocare con la Vispesaro quando hanno vinto in casa, e sicuramente mi collego a quello che ha detto Donatangelo. In questo momento Pineto è una società che probabilmente è di lustro in Abruzzo, perché è veramente molto molto organizzata. Dopo che ha vinto il campionato d'eccellenza si è strutturata in maniera, io direi, quasi professionistica. Conosco anche il presidente, persona seria, che vuole portare in alto, ci tiene tantissimo alla squadra, e questo fatto delle strutture lo testimonia, perché in questo momento, ovviamente anche per tutta la famiglia Pineto che parte dal settore giovanile per finire la prima squadra, avere delle strutture dove poter mandare i ragazzi giovani del settore giovanile è tanta roba. Certo. In questo momento vediamo che anche nelle categorie professionistiche, in B, in Lega Pro, ci sono squadre che non hanno il campo ulteriore oltre a quello della domenica dove andare a giocare. Avere un campo, io ho visto che hanno messo il sintetico dietro la porta, sì, hanno fatto questo qua il Druda, è motivo di grande ci sono soddisfazione. Lavori anche dietro la tribuna centrale. Sicuramente si stanno strutturando per fare qualcosa di importante, e questo va dato merito al presidente, a tutta l'organizzazione, alla società. E ripeto, in questo momento Pineto penso sia una delle società migliori in Abruzzo. Assolutamente. Angolo Moviola, per far vedere Andrea il fallo che ha portato al calcio di rigore del momentaneo pareggio del Fabriano Cerreto. C'è l'incursione in area di Pier Gallini che viene contrato, vedremo se è regolarmente o irregolarmente, da Pepe. Oh, adesso qui abbiamo dovuto fare anche la lente di ingrandimento. Perché abbiamo fatto la lente di ingrandimento? Perché c'è della quercia che impalla la telecamera proprio nel momento del contatto, quindi ci perdonerete se, eccolo qua, questa è la scivolata di Pepe. Voi che ne pensate, Christian? Riparto da che te. Non si può entrare così in area di rigore. Bro. Io non so se l'ha preso il pallone, penso di no, o penso che non sia un intervento decisivo, però mi dispiace per Alfonso, ma non si può entrare così in area di rigore. Tutto se, l'ha fatto due o tre domeniche fa, giocatore Patrick contro la Juve, lo possono fare anche in D. Sì, sì. Però il risultato più o meno è sempre lo stesso, calcio di rigore. Sì, cioè, anche se non lo prende, comunque sia l'attaccante si lascia cadere, ma comunque sia l'intervento, l'arbitro lì per lì lo fischia sempre questo. Certo, poi poco male, perché per fortuna del Pineto è arrivato il gol di Farias, dunque primo gol per questo attaccante sudamericano che ha consegnato 3 punti al Pineto, che mercoledì sarà di scena a Pescina contro il Nero Stellati Pratola. Ci spostiamo adesso ad Avezzano, perché l'Avezzano continua la marcia di vittorie, batte la sorpresa fino a questo momento del campionato, il Castelfidardo, per 3-1. Vediamo.
Allo stadio dei Marsi il raccoglimento e la festa in omaggio al decennale della scomparsa di Vito Taccone, campione e orgoglio marsicano del ciclismo, e a lui la società di Via Ferrara intitola la sala stampa dell'impianto sportivo. Il Castelfidardo raccoglie le forze per fare la partita in terra straniera, forte del secondo posto in classifica. Giampaolo disegna il 4-4-2, torna Pellecchia esterno a centrocampo, davanti Cerone, Dos Santos, strilla l'assenza di Branicchi che parte dalla panchina. Partenza col botto, all'Avezzano bastano 9 minuti per marcare il territorio. Cerone imbecca Dos Santos leggermente defilato sulla sinistra, il brasiliano temporeggia, cambia passo e rifinisce centralmente. Selvaggio non riesce a smorzare il pericolo, Pellecchia di rapina in fila per l'1-0. I padroni di casa stringono le marcature, il Castelfidardo fatica a fare gioco al 24esimo, corner Avezzano, traversone nella mischia, sbardella a staccare, Selvaggio si salva sull'angolo di sinistra. Al 27esimo è ancora il centrale di difesa ad andare vicino al raddoppio, palla tagliare in area avversaria, deviazione di prima intenzione, palla alta sopra lo specchio. Alla mezz'ora spaccata è Lombardo a illuminare per Dos Santos che potrebbe calciare di prima ma sceglie l'aggancio e l'azione sfuma. Sull'ingenuità dei padroni di casa sulla tre quarti si fa vedere il Castelfidardo, botta di Pigini a spiovere dalla distanza, Fanti l'accompagna sul fondo. Il capolavoro tecnico si concretizza al 39esimo, Cerone lancia col contagiri, Pellecchia sulla destra, all'esterno rientra sul sinistro, punta l'angolino lontano e la piazza come fosse la cosa più facile del mondo. Dei Marsi in estasi e la squadra raccoglie l'abbraccio degli spalti. Al minuto 42 Lombardo si mette in proprio, recupera palla, guadagna metri, punta la porta e arriva alla conclusione, la retroguardia avversaria gli nega la gioia del gol. È un Avezzano d'applausi e l'intervallo chiama Vagnoni alle giuste considerazioni in vista della ripresa, mentre Giampaolo fa il punto e concentra l'attenzione per gestire il vantaggio nella seconda parte di gara. Stessi 22 al fischio di Acampora di Ercolano. Riparte con un altro piglio il Castelfidardo, calcio di punizione dopo 1 minuto e mezzo, Trillini di precisione col destro sul primo palo, palla alta di poco. 1 minuto dopo, sugli sviluppi di un corner, fa tutto bene Cerone fino alla conclusione, mani nei capelli per il giocatore romano. Ancora 60 secondi e Persia libera la propria metà campo innescando Dos Santos, incerto, Selvaggio nell'uscita. Il brasiliano cerca la deviazione, parata facile per il portiere, classe 98. Il 3-0 arriva al settimo, calcio di punizione dai 35 metri, Cerone a calciare da posizione angolata, conclusione diretta a rete, Selvaggio è impreparato e allora la festa è in maschera, può cominciare. Vagnoni chiama il primo cambio, fuori Grazioso, dentro Calabrese, l'Avezzano però non si sazia e Dos Santos prova a mettere il suo nome sulla lista dei marcatori. Prima è rasoterra al veleno dal limite in corsa a sfiorare il palo, poi il legno interno sulla botta nell'angolo più vicino. Al 13esimo spunto di Deramo, tunnel e conclusione a incrociare, troppo debole e Selvaggio può intervenire in presa diretta. Ci prova anche Persia dal limite 3 minuti più tardi, Selvaggio coi pugni a chiudere lo specchio. Minuto 21, il direttore di gara punisce questo intervento di Persia con le mani e indica il dischetto. Minella a calciare dagli 11 metri, palla che si infila nell'angolino dove Fanti non può arrivare. Giampaolo costretto a sostituire Deramo, crampi per il piccolo talento classe 99. Scutti nella mischia, largo a centrocampo. Al 33esimo fuori anche l'autore della doppietta, Pellecchia dentro il classe 97, Pollino. 1 minuto dopo Cerone prova la giocata d'effetto, scavetto dal limite con Selvaggio fuori dai pali, la sfera delicata si perde sul fondo. Applausi anche per Cerone, sostituito al 37esimo da uno scalpitante Branicchi. Di Natale ammonito al 38esimo per questa trattenuta sullo scatto di Dos Santos, sul capovolgimento di fronte è Fanti ad esaltarsi chiudendo lo specchio a Calabrese. Passerella anche per Dos Santos, rilevato da Catullo. Saranno 4 minuti di recupero, 4 minuti di gestione. Col passivo accorciato la reazione voluta da Vagnoni non arriverà. 3-1 finale, quarta vittoria consecutiva per la banda esplosiva di Federico Giampaolo. Castelfidardo cliente scomodo, domato consapevolmente, ed ora avanti tutta la 8 giorni che chiama gli straordinari biancoverdi, come tutta la Serie D culminerà niente meno che con lo spettacolo del derby. È da un po' di tempo che la mia squadra sta giocando un grande calcio. Oggi abbiamo sfoderato una prestazione quasi perfetta. Mi dispiace per quel gol lì che abbiamo preso su rigore, però la prestazione è stata fantastica. I ragazzi hanno approcciato la gara con grande determinazione, per cui sono contento perché loro in settimana lavorano bene. Poi, come dico sempre ai ragazzi, le vittorie si conquistano tramite gli allenamenti. Quando vedo la mia squadra che si allena con grande intensità, poi la domenica si divertono.
Quanto è importante il lavoro che fanno gli under, anche oggi protagonisti di una prestazione eccezionale? Ma ho la fortuna di avere in squadra effettivamente degli under molto bravi, questo sicuramente è qualcosa in più per la squadra e per me. Sono dei ragazzi eccezionali, si impegnano sempre al massimo, di conseguenza è un valore aggiunto. No, non siamo venuti a fare la partita che abbiamo giocato con tre attaccanti, stavamo bene, poi abbiamo preso gol in maniera molto sfortunata, ma abbiamo preso dei gol, i primi due su due palle perse in uscita, quindi i gol oggi, il calcio di oggi si fanno sempre così, quando perdi palla in uscita si prende quasi sempre gol, noi l'abbiamo preso, però ho visto anche delle buone cose, certamente altre meno buone, che ci siamo allungati un po' troppo dopo l'1-0, forse qualcuno voleva risolvere la partita per conto suo e questo non va bene, perché noi i risultati che abbiamo fatto fino adesso li abbiamo fatti di squadra, dobbiamo ragionare sempre di squadra, e invece oggi forse abbiamo ragionato un po' a livello individuale e questo è la cosa che non mi sta bene. No, abbiamo preparato la partita nei migliori dei modi, poi siamo andati in vantaggio quasi subito, diciamo, siamo stati bravi a fare il secondo gol nel primo tempo e poi siamo stati molto più bravi a chiuderla subito all'inizio secondo tempo. E le prime due reti sono di Saverio Pellecchia, questo vuol dire che è sicuramente un periodo d'oro per lei, ha trovato forse la zona del campo più giusta e che esalta le sue qualità, però è tutta la squadra che sta giocando bene. Sì, vabbè, i gol vengono anche grazie al gioco della squadra, ai compagni che mi mandano anche in gol, che mi fanno arrivare là per calciare in porta e fare gol. Due reti decisive, allora è impossibile non chiedere la dedica. Vabbè, la dedica alla mia ragazza, dai, la doppietta alla mia ragazza la dedico. Doppietta sentimentale per Pellecchia. Prima di parlare di Avezzano, vediamo l'angolo Moviola anche in questo caso. Calcio di rigore per il Castelfidardo che arriva sul tiro di Montagnoli, ribattuto da Persia all'interno dell'area di rigore. Mister, secondo te ci sta? Del regolamento, braccio largo. Marco? Sì, anche secondo me, anche se alla fine non è che... Cioè lui, quando lo colpisce lui è abbastanza vicino alla palla, diciamo, però è braccio largo e rigore. Posizione naturale, Christian? No, il braccio troppo largo. Troppo largo. Andrea? Sì, tendenzialmente sì, anche se ho la sensazione che la palla prenda prima il fianco e poi vada, ecco, forse prima il fianco e poi, o addirittura la coscia e poi la mano, o meglio il braccio. Siamo davvero al limite, perché è vero che il braccio è largo, ma se prende prima la coscia non c'è tutta questa volontarietà. Cioè, di solito questi rigori non si danno quando prende un'altra parte del corpo lecita. Bisognerebbe vedere se effettivamente poi tocca un'altra parte del braccio, altrimenti la posizione è abbastanza innaturale, quello che abbiamo rilevato qui da studio. Sì. Ok. Però io non sono convinto che vada direttamente sul braccio, tutto qua. Perfetto. Mister, l'Avezzano una settimana insomma da segnare col circoletto rosso, non su un giorno come si fa di solito, ma su tutta la settimana, perché oggi c'era l'impegno contro il Castelfidardo che è molto su in classifica. Mercoledì c'è Francavilla, domenica c'è il derby con l'Aquila. L'Avezzano è un'altra di quelle. Poi ci risponde a questa domanda. Qualche anno fa venne a San Nicolò, poi fu allontanato, ci racconta cosa successe. Poi ce lo racconti. Allora, per quanto riguarda l'Avezzano, sicuramente è una squadra costruita per fare un campionato diverso. Anche lì ci sono state un po' delle peripezie all'inizio, durante il periodo di Ferragosto, furono cambiati due o tre allenatori. Tra l'altro io ebbi anche un contatto con il presidente e sono partiti in ritardo. È arrivato Giampaolo che ovviamente ha dovuto ricostruire tutto, anche lì un mercato in divenire perché giocatori che andavano e venivano. Mi ricordo la coppia centrale Cassese e Rullo che lasciarono ritiro e tornarono ad Agnone, quindi una stagione particolare. Adesso secondo me con i giocatori che hanno il mister ha avuto il tempo giusto per lavorare, stanno trovando la quadratura del cerchio, stanno risalendo in classifica e stanno facendo un buon calcio. Ora ovviamente c'è anche, ho visto la partita adesso diciamo dagli highlights, grande entusiasmo, li ho visti giocare dal vivo due o tre domeniche fa contro l'Agnonese, è una squadra che è in fiducia. Quindi sicuramente una squadra costruita per fare un campionato importante. Ora sta trovando i giusti equilibri, ritengo che possa fare un campionato, è un abruzzese, quindi mi auguro importante.
Assolutamente sì. Cristian, tu lo conosci bene la piazza di Avezzano, vero? Sì, molto, perché l'anno scorso ho fatto un anno lì ad Avezzano, è stato un anno che mi ha fatto crescere molto, infatti ringrazio soprattutto la società Avezzano, anche il direttore che ho qui a San Nicolo De Angelis, che mi ha dato la possibilità di allenarmi lì con l'Avezzano. Che prima, secondo me, però opinione strettamente personale, era stato criticato abbastanza ingiustamente da un SMS. Vabbè, i tifosi erano generati da tifosi, vedono. Okay, che rapporto hai con Stefano De Angelis? Un bellissimo rapporto, ovviamente, perché mi tratta come un figlio, perché ci crede in me, io credo in lui, ho fiducia in lui e quindi ascolto tutto quello che mi dice. Assolutamente, fai bene, fai bene. Ci fermiamo per l'ultima volta questa sera. Andrea, sì? No, volevo aggiungere che dalle immagini mi sembra che ad Avezzano l'aria sia cambiata, perché si rivede il pubblico, una curva che esulta ai gol, e anche la squadra, quando ci sono i gol, si festeggia con il gusto di chi deve raggiungere un traguardo. Mi sembra che sia scoccata la scintilla al di là di questa striscia di vittoria, una squadra che ora gioca meglio, si esprime, ha una sua logica e c'è appunto un entusiasmo che non c'era ad agosto e non c'era ai primi di settembre. Ripeto, qualcosa è cambiato e questa squadra va col vento in poppa. Ho visto un messaggio prima, ma ci saranno più poliziotti che tifosi per Francavilla Avezzano. Noi diciamo no assolutamente a quello che è successo in Francavilla L'Aquila, è una pagina assolutamente brutta. Io spero che questa partita sia bellissima in campo, che sugli spalti ci siano tifosi che tifino per la loro squadra, ma che non sia una giornata con della guerriglia, perché davvero di queste cose siamo stufi, e anche di quello che è accaduto prima di Francavilla L'Aquila. Quindi lo spettacolo che sia in campo, e ripeto, sono dispiaciuto per il fatto che il calendario metta di fronte a queste squadre che scoppiano di salute e si debbano fronteggiare, qualcuna potrebbe lasciarci le penne, perché meriterebbero di salire insieme, dici? Meritavano di progredire in questo momento positivo. Probabilmente il momento positivo di una delle due finirà, o ci sarà un pareggio che forse non accontenterà fino in fondo le due squadre, però sono in un buon momento e era meglio che non si affrontassero. Però immagino sarà grande spettacolo, speriamo che lo sia solo, speriamo che ci sia spettacolo in campo e che fuori dal campo si tifi e basta. Assolutamente, assolutamente, noi ce lo auguriamo davvero che sia un bellissimo mercoledì, una bellissima domenica, perché ripeto, vi aspettano, ci aspettano davvero due turni di campionato molto belli. Ci fermiamo per l'ultima volta questa sera, poi il Francavilla e poi anche il big match di oggi di eccellenza tra Chieti e Giulianova, dopo la pubblicità. Di nuovo insieme, ultima parte dell'Abruzzo del pallone, iniziato il posticipo tra Torino e Cagliari in Serie A 0-0, è finito quello di Serie C con la vittoria del Renate 2-0 contro il Bassano, sul campo del Bassano per l'appunto. Mister, ci rispondi su quella questione del San Nicolò, che cosa è successo? Niente, sinceramente sono passati tanti anni, è stata sicuramente un'esperienza importante per me. O, al di là dell'esperienza negativa dell'esonero che ci può stare per un allenatore, è un'esperienza importante che mi ha fatto capire tantissime cose. Ricordo sicuramente con affetto il presidente Di Giovanni, una persona eccezionale. Purtroppo quell'anno forse si era partiti con un pensiero un po' troppo, diciamo, di vittoria, c'era il Teramo con noi quell'anno, quindi probabilmente si sbagliò all'inizio. Io feci sicuramente male nelle prime 5 partite, se non ricordo male feci 3 pareggi e 2 sconfitte, una cosa del genere, quindi pensarono di fare così subito e purtroppo per me ci fu questo esonero, ma ripeto, sono cose che nel calcio nulla di particolare è successo che possa riguardare una cosa negativa, anzi, ripeto, ricordo con molto affetto, perché per me è stata un'esperienza molto positiva, e ricordo di nuovo, lo voglio dire, con affetto il presidente.
assolutamente. Peraltro, Andrea, adesso ci fai vedere le immagini di San Marino-Francavilla, perché Francavilla sì, è stata l'ultima esperienza più recente di Fabio Montani sulla panchina. Perché beh, poi... è anche merito suo se il Francavilla gioca dove gioca ora, perché esatto, ha fatto un grande campionato, e se non fosse stato ingiustamente esonerato da De Vincentis, probabilmente Francavilla o lo vinceva, perché il campionato è stato vinto in rimonta dai Nero Stellati, ma Francavilla era in testa, quindi poteva vincere, e poi comunque è stato molto iellato in quella finale col Fabiano Cerreto, quindi comunque molto merito suo se Francavilla gioca dove gioca e fa belle prestazioni come oggi, perché oggi Francavilla ha assolutamente meritato la vittoria. Possiamo vedere le immagini, Francavilla che ha schierato la stessa formazione con l'unica eccezione di Youssef schierato sulla sinistra, per il resto Zerbo prima punta sostenuto da Palumbo. Abbiamo visto le prime azioni del Francavilla, primo tempo si è visto è successo poco, ma quel poco l'ha fatto il Francavilla. Qui siamo a inizio di ripresa, il gol di Zerbo con questo sinistro violento che sorprende Fall, giornata non positiva per il portiere del San Marino. Questo è il pareggio, il cross di Guidi e il gol di Gadda, una delle rare disattenzioni del Francavilla, che però nel finale poi riemerge e con merito va a prendersi la partita sfruttando ancora una volta le incertezze del portiere Fall. Qui vedete esce male su Miciche che gli prende il tempo, Miciche che era entrato da poco, Miciche va a segnare il gol del sorpasso, gol dell'1-2, lo stesso Miciche andrà a ispirare con questa palla in verticale il gol del 3-1. Qui un errore di Cevoli che fa passare il pallone, Banegas anche lui è entrato da poco, segna il gol che chiude la partita, 84esimo Miciche, 86esimo Banegas, ma gara sostanzialmente sempre in controllo per il Francavilla, che ha tremato poco dopo il gol del pareggio di Gadda. Ci sono stati 5 minuti di parziale sbandamento, però poi Francavilla ha ripreso in mano il comando delle operazioni e l'ha vinta nel finale, ripeto, perché ha giocato meglio, ma anche perché ha sfruttato alcune bambole difensive del San Marino, in particolare di Fall e di Cevoli. Ci andiamo ad ascoltare l'intervista a Pierluigi Ervese, tecnico del Francavilla, subito dopo la vittoria del San Marino Stadium. Lo ascoltiamo. Secondo me è una buonissima partita, come abbiamo fatto anche altre volte. Sicuramente incontravamo una squadra che sulla carta è una pretendente alla vittoria finale. Sapevamo che era una squadra organizzata, una squadra che aveva fatto dei risultati anche importanti, però noi eravamo convinti anche siamo convinti dei nostri mezzi, delle nostre qualità, e quindi ce la siamo giocati a viso aperto e credo che abbiamo fatto una buonissima partita sotto il profilo del gioco e credo che il risultato sia giustissimo. Era la mia paura, perché abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove abbiamo avuto diverse occasioni per chiudere la partita, non l'abbiamo fatto e non siamo stati bravi e cinici nel chiuderla, e al primo errore abbiamo preso gol. E devo dire che subito dopo i 5 minuti di sbandamento li abbiamo avuti, e la paura era anche quella di perdere una partita che, se l'avessimo pareggiata, era già, secondo me, ingiusto. Figuriamoci una sconfitta. Però dopo la squadra è rimasta sempre in partita, ha ricominciato a giocare, abbiamo creato altre 2-3 situazioni importanti e siamo stati bravi questa volta a chiuderla. Ci tenevo in particolar modo questa vittoria a dedicarla ai nostri tifosi, che sono meravigliosi, che purtroppo oggi molti non sono potuti venire, e quindi è una promessa che ci siamo fatti, la vogliamo dedicare a loro, perché veramente per noi sono importanti e ci danno quella spinta in più, e quindi una vittoria che dedichiamo soprattutto a loro. Mister, che cosa ti resta dell'esperienza di Francavilla? Beh, sicuramente qualcosa di speciale, perché vincere un campionato, io dico sempre questo, perché secondo me è stato vinto il campionato, al di là che poi formalmente il Francavilla è stato ripescato, ma per essere ripescato abbiamo acquisito il diritto a far ripescare il Francavilla, perché siamo arrivati a giocarci la finale nazionale, sì. E tutti sanno che quando passi il primo turno nazionale poi è obbligata il ripescaggio, quindi un'esperienza meravigliosa, intensa, con un gruppo di ragazzi che ricordo molto volentieri. Sono contento oggi per il gol di Stefano Miciche, perché so quando ci tiene, credo e sono certo che possa fare la categoria molto molto bene, quindi un ragazzo che ha avuto l'anno scorso. E niente, io penso che Francavilla quest'anno, per quanto riguarda lo stesso discorso del Pineto, una società importantissima che è entrata quest'anno nuova di pacca, subentrava
a una società uscente, quindi ha dovuto fare ovviamente il suo percorso di ristrutturazione per quanto riguarda tutto l'ambiente, a livello anche logistico, una squadra nuova quasi totalmente con giocatori credo importantissimi che non so quante squadre in D possono avere, credo che Matelica, Pesaro, Francavilla abbiano una rosa talmente importante per poter arrivare a giocarsi il campionato. Prima di vedere il servizio di Chieti Giulianova con cui chiuderemo questa puntata dell'Abruzzo del pallone, l'hai vista oggi, vero? Eri a Chieti, sì. Eri a Chieti all'Angelini, quindi poi te la facciamo anche commentare. Andrea, perdonami, è una questione prettamente romantica, un po' un revival facciamo di Fabio Montani, perché ricordiamo il suo pen, il 4-3 del pen, insomma io ero appena... Insomma, i primi inizi con questa emittente. Pensavo che mi chiedere di quando Montani mandò il Silvi in eccellenza, visto che hai aperto visto che fece i gol della promozione. Io lo ricordo anche ad Atri, in realtà. Sì, 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 sì. Però io ho altri ricordi. Certo. Beh, mi hai chiesto, quindi scusami... 4-3 di Penne. Sì. Quel Penne che sfiorò la finale playoff persa col San Nicola sul Mona. È vero, Penne è stata più volte una tappa importante per Fabio, perché l'ha allenato, è stato anche vice di Camplone ai tempi, sì. Quindi... chiaramente oggi risultato molto negativo del Penne, però lui è uno dei seguaci del 4-3, non so come lo interpreta, se in stile galeoniano o zemaniano, ma insomma, ce lo chiediamo, galeoniano o zemaniano? Ma non scomodiamo montagnano, esatto, sì. Mi piace un gioco offensivo, propositivo, organizzato, sicuramente non speculare, mi piace far divertire i ragazzi, quindi quando c'è la possibilità di costruirti una squadra come vuoi tu, preferisco farmela 4-3, ma questo non significa che possa giocare solo così, ho giocato anche con altri sistemi di gioco, l'importante è avere la disponibilità, dico sempre io, da parte dei giocatori. Che cosa non ha funzionato invece a Cesena per Camplone? Guarda. Ma guarda, purtroppo noi, come diceva prima, non mi ricordo, sono un allenatore, noi siamo legati ai risultati, quindi io dico sempre che il contratto che firmiamo noi persone che diciamo occupano, che ricoprono il ruolo che ricopro io non mi amo definire un allenatore perché non lo sono, gli allenatori sono quelli che fanno le categorie importanti, io ci provo, studio, mi aggiorno, io dico sempre che noi non firmiamo contratti annuali, firmiamo contratti settimanali, se vinci o pareggi c'è un'altra settimana, se vinci o pareggi c'è un'altra settimana, quindi andiamo avanti così. Penso che purtroppo anche lui, Cesena, che in questo momento non naviga sicuramente in situazioni societarie abbastanza serene, so che la sua zona è molto molto delicata, quindi ha pagato anche questo scotto, i risultati non arrivavano, ma sicuramente parliamo di un allenatore che in questo momento in B è uno dei sicuramente dei migliori. Assolutamente. Andrea, prima stavamo snocciolando in pubblicità quel penne da far venire Lucciconi, Palmarini, Mancini, D'Angelo, Scariti, sì. Marrone, io penso che anche Palena. A Penne abbiano i Lucciconi, perché quelli erano momenti belli, momenti in cui il Penne lottava per vincere i campionati, momenti in cui il Penne effettivamente è salito anche in Serie D, quindi ora è una squadra che è ripartita dalla promozione, che ora lotta per salvarsi o per fare un buon campionato, quindi sì, bei ricordi, grandi giocatori sono passati, poi gli argentini, Correa, Lalli, sì, grande sì, squadra. Va bene, chiudiamo questo momento Marcord, altrimenti ci commuoviamo tutti per il tempo che passa. Andiamo all'Angelini di Chieti, prima vediamo i risultati del campionato di eccellenza, perché oggi insomma era una giornata particolare, questi risultati, Alba Adriatica River Chieti 1-1, per questo abbiamo fatto questo strappo per il big match dell'Angelini. Amiternina Torrese 0-1, Capistrello Acque Sapone 3-2, Chieti Giulianova 0-1, Miglianico Cupello 0-2, Penne Montorio 1-4, Angolana San Buceto 1-1, San Salvo Martinsicuro 1-2, Spoltore Paterno 3-0. La classifica dopo 10 giornate di campionato vede in testa proprio il Real Giulianova che prende il largo, 23 punti, 19 il San Buceto, Paterno e Angolana 18, Chieti 17, Spoltore 16, Capistrello Martinsicuro 15, Torrese 14, Acque Sapone 13, 12 per il Penne, 11 per Alba Adriatica e Cupello, 10 per River Chieti, Amiternina, 8 per il Montorio, 7 per il Miglianico, 6 per il San Salvo. Ci vediamo il servizio del big match di giornata. Il Giulianova batte il Chieti a domicilio 1-0, servizio di Valeriano De Angelis.
Il sostenuto vento che soffia sul versante teatino spazza via i ricordi di un tempo quando Chiti e Giulianova fronteggiavano le blasonate compagini del calcio professionistico. Oggi le due abruzzesi, dopo aver sanato le disfunzioni societarie, ripartono dall'eccellenza regionale per tentare la risalita. Tifoserie organizzate, festanti e colorite, pronte ad esercitare il proprio ruolo, pubblico numeroso con la presenza di studenti e famiglie, grazie anche alla iniziativa Scuola Nero Verde. Dirigenti ed addetti ai lavori che condividono impressioni, certezze e pronostici. Dopo un minuto di raccoglimento per condannare i recenti episodi di antisemitismo, il signor Di Nosse della sezione arbitrale di Nocera Inferiore dà l'avvio alla contesa. Si parte con il Chieti che guadagna la fase offensiva al quinto con Lalli che si coordina per tentare di testa il colpo a rete. All'ottavo balistica apertura di Catalli verso Lalli che cerca di scavalcare l'estremo Orsini con lo stadio che si infiamma e grida al vantaggio neroverde. La squadra di Aielli gioca con efficace aggressività sorretta da ritmi intensi che mettono in difficoltà gli avversari come al quattordicesimo. A seguire, due minuti più tardi, apprensione in area dei padroni di casa. Errato rinvio di Cattenari ed il giallorosso di Paolo pregusta di infilare i teatini con una potente e precisa botta. Il Chieti è bravo ad allargare il gioco con maggiore velocità rispetto agli avversari, ma a volte pretende di entrare in area con palla al piede e così, pur se la manovra del gioco è convincente, la finalizzazione a rete ne risente. Il Giulianova non guarda, anzi sorniona e pungente si fa sentire su calci piazzati, come al trentesimo quando Tozzi Borsoi nella mischia indirizza a rete. Miracolo della difesa neroverde in affanno e proteste dei teatini per un presunto contatto falloso. Gli ospiti tengono alta la concentrazione tattica ed il Chieti alterna cose buone ad errori che rivitalizzano i giuliesi, bravi in velocità a cercare varchi nelle retrovie dei padroni di casa. Al 39esimo su calcio d'angolo Catalli tenta la sorpresa. Poco dopo quello che non ti aspetti. Intervento estremo di Cattenari che nega il vantaggio agli ospiti che insistono sulla ribattuta, ma la porta teatina è stregata. Così come quella del Giulianova, repentino capovolgimento e Lalli sul finire del primo tempo prende in pieno la traversa. Nella ripresa al quarto contropiede fulmineo degli ospiti con la difesa teatina sguarnita. Di Paolo si invola, controlla, appoggia per creare la finalizzazione. Al fianco di Tozzi Borsoi c'è Lenart che capitalizza il vantaggio. La squadra di Aielli non subisce il contraccolpo, ma non è altrettanto ispirata come nel primo tempo. La compagine di Piccioni è pungente quando verticalizza il gioco e al 17esimo, sempre in contropiede, può fare ancora male con Tozzi Borsoi che su tiro a volo trova il corpo di un avversario. Al 21esimo i padroni di casa tentano di girare la barriera, ma la parabola di Catalli è alta. Allora al 26esimo Aielli conferisce più energia penetrativa con l'ingresso di Cioffi al posto di Capitoli. Latita la manovra offensiva del Chieti che al 33esimo si fa notare con un calcio di punizione seguito con attenzione dall'estremo Orsini. Vola qualche parola di troppo in campo e il signor Di Nosse rifila il rosso al neroverde Costantini in fase di riscaldamento. Al 37esimo il tenace Tozzi Borsoi, contrariato per le decisioni arbitrali, lascia il posto ad Aquino. Poco ancora c'è da vedere, se non un assembramento tra calciatori sugli sviluppi di una incursione di Cioffi. Volano proteste, parole, spintoni e cartellini rossi e gialli. E dopo 5 minuti di recupero, il Giulianova consegna la vittoria ai propri tifosi. Passione e cuore non si possono fermare anche in questa tradizionale sfida, dove tutti, attori e spettatori, dentro e fuori dal recinto di gioco, si sono impegnati nella ricerca del buonsenso. I giuliesi sugli scudi hanno interpretato in anticipo la festa di Halloween, rifilando un tattico scherzetto ai teatini, che indubbiamente hanno meritato il consolante dolcetto. Non siamo tanto orchestra, a volte siamo molto solisti, ci piace il possesso o palla, bisogna essere un po' più concreti. Ma sì, se la mettiamo su questo piano qua, sì, assolutamente, però
oggi chi ha visto la partita, noi abbiamo giocato a calcio per un tempo e mezzo e poi abbiamo preso gol, ci siamo, ecco, se devo trovare un difetto, ci siamo un po' disuniti, abbiamo perso un po' di distanze, loro facevano un po' di confusione. Però oggi abbiamo giocato contro la capolista e abbiamo dominato la partita, quindi non posso assolutamente rimproverare nulla alla squadra, perché veramente sono stati bravi a fare tutto quello che era possibile fare. Ma diciamo che si affrontavano due squadre per modi di giocare opposto, nel senso che loro privilegiano il possesso, rispecchiano fedelmente secondo me le direttive dell'allenatore, probabilmente si è costruita una squadra come la voleva, è una squadra che gioca molto bene, e non fa un possesso palla sterile, anzi va alla ricerca dello spazio per poi fare la giocata di importante, hanno giocatori per fare quel tipo di giocata, quindi è una squadra che rispetta assolutamente perché gioca veramente bene, gioca a calcio. Noi primo tempo siamo stati un po' più bassi, li abbiamo aspettati un pochettino, il secondo siamo riusciti a prenderli un po' più alti e nel momento in cui abbiamo riconquistato palla avevamo meno campo da fare per fargli male e un paio di circostanze siamo stati bravi. Abbiamo creato più gioco, c'è qualche ragazzo che non si è espresso al massimo oggi, ma questo va dato merito anche agli avversari che hanno fatto una partita molto attenta, molto ben organizzata. È chiaro che noi quando abbiamo visto che insomma, i nostri avversari erano molto ben organizzati abbiamo provato a fare qualcosa in più con le individualità. Però nel calcio ci sta, quindi insomma non è comunque dispiace, ma comunque bisogna guardare avanti anche con positività, perché poi uno non si deve assolutamente abbattere quando succedono queste cose. Dispiace più che altro il fatto che sono due risultati negativi consecutivi. Adesso il campionato riparte mercoledì, noi andremo a Montesilvano contro l'Acqua e Sapone, è chiaro che lì dovremo essere molto, molto svegli e determinati. Mister, siamo in chiusura. Che partita hai visto questo pomeriggio? Complimenti alla Giuliano che ha vinto uno scontro diretto per nulla facile. Non ho visto una bella partita dal mio punto di vista. Ho visto Chieti, diciamo, una mezz'oretta del primo tempo ha provato un po' a giocare con Giulio Nova più Sornione che le ha aspettati bassi. E un po' di predominio territoriale da parte del Chieti con qualche azione da gol. Tutto sommato quasi un tempo. Secondo tempo invece è uscito un po' più Giulianova e sono d'accordo con l'allenatore del Chieti quando dice che nel secondo tempo il Chieti un po' si è disunito e Giulianova, che è una squadra molto 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 esperta, ne ha approfittato bene. Fondamentalmente, per come intendo io il calcio, sicuramente non ho visto una partita esteticamente bella. Diventa il Giulianova a questo punto il lago della bilancia comincia a pendere nettamente a favore dei giallorossi. Sì, in questo momento ha preso un attimino qualche punto di vantaggio, anche se penso che è ancora presto per parlare di qualsiasi cosa. Io direi di aspettare sempre, dico sempre, il periodo natalizio, perché dopo lì le squadre si rafforzano, chi deve vincere, chi deve salvarsi, quindi c'è un campionato a parte. Adesso bisogna arrivare al giro di boa. In questo momento il Giulianova è prima, la classifica dice questo. Però credo che sia un campionato molto livellato. Dal mio punto di vista, ricordando quello dell'anno scorso che ho vinto col Francavilla, secondo me quest'anno è livellato in basso. C'erano squadre molto più forti l'anno scorso, se ricordo bene Paterno, Angolana, Martinsicuro dell'anno scorso erano nettamente più forti. È vero che quest'anno fanno impressione due nomi, Giulianova e Chieti, che tutti pensano debbano fare un campionato importante. Credo sia molto livellato in basso e starei attento anche a qualche altra squadra oltre a queste due. E invece Fabio Montani su una panchina quando lo rivediamo? Questo non lo so, in questo momento guardo le partite, mi aggiorno, è chiaro che stare fuori non fa piacere, però ho avuto sicuramente in questo periodo delle richieste. La settimana scorsa ero vicinissimo a firmare, avevo quasi firmato per una squadra di D fuori regione, purtroppo poi l'ha spuntato un collega, aspettiamo il momento opportuno. Diciamo sempre, sento parlare sempre in giro di un parolone grosso di progetto, io invece vorrei parlare più in maniera, diciamo, di basso profilo. Mi piacerebbe lavorare con una società organizzata che ti permette di lavorare nel migliore dei modi e se potessi scegliere, sceglierei una chiaramente a vincere.
Grazie a Fabio Montani per essere stato con noi. Grazie a voi. Ci perdoneranno le società che ringraziamo, i Nero Stellati e San Nicolò che abbiamo un po' sforato, grazie a Marco Donatangelo, grazie Marco. Grazie a voi, buonasera. In bocca al lupo, in bocca al lupo anche a Cristian Fabriani, grazie. Grazie a voi. Grazie ad Andrea Costantini in redazione, grazie Andrea. Ciao a tutti, buona serata. Grazie a Maurizio Daguin in regia, grazie a Silvia Gentile alle camere, ma come al solito a tutta la squadra di TV6, tecnici e giornalisti, anche quest'oggi un lavoro fantastico per l'Abruzzo e il pallone che torna mercoledì per il turno infrasettimanale di campionato. Dunque segnate sull'agenda mercoledì alle 14.30 diretta stadio, 19.30 l'Abruzzo del pallone per seguire la giornata di campionato di Serie D. È tutto per questa sera, buona serata.